Siamo con Giuseppe Pepi Ploner per Fondi Italia. Parliamo un po' della situazione, insomma, dell'annata che sta vivendo la Nazionale Azzurra. Partiamo da De Fabiani, ha avuto un inizio un po' in salita inizio stagione, però è sembrato in grande ripresa nel Tour de Ski. Sì, non è facile per De Fabiani perché lui si è trovato da oggi a domani a essere il punto di riferimento per il fondo italiano, logicamente assieme a Pellegrino. Io ho avuto la fortuna di averlo da giovane, squadre giovanili, ed era già là un ragazzo fenomenale, quindi dedito al lavoro, professionale al massimo. Quindi si vede che arriva da uno sci club dove curano queste cose già da giovani, come dimostra anche Pellegrino. Per me lui ha fatto tantissimo già il primo anno da senior, i primi 2 anni. Ha fatto cose che non me l'aspettavo neanche io, e adesso forse paga un po' il momento là. Però sicuramente avrà tempi migliori, e come vedo sta andando in forma proprio per i mondiali, speriamo bene. Potrebbe regalarci soddisfazioni ai mondiali insieme a Pellegrino. Se non sono loro due, vedo molto buio nel fondo italiano. Per quanto riguarda le ragazze, invece c'è stata un po' una ripresa in questa stagione, grazie soprattutto a Ilaria De Bertolis, però anche abbiamo visto anche Giulia Sturz, anche Virginia De Martin Tronin sembra un pochino in ripresa, insomma, nell'ultimo periodo. Sì e no, la De Bertolis ha fatto grandi cose, le altre per me si sono un po' perse, forse per infortunio, roba, vedi la Bodin o la Greiter, così. Anche la stessa Toprani, non hanno reso quanto dovevano portare, non so adesso se il motivo, non posso dirlo, non so perché non sono dentro niente, però è difficile con le donne che un anno o 2 anni possono rendere, dopo anche allenandosi in stesso modo che i risultati non arrivano più. Bisogna aspettare e sperare. Si può dire però, vedendo anche il bacino d'utenza del fondo rispetto ad altri paesi, comunque l'Italia raggiunge dei grandi risultati rispetto a quello che è il bacino d'utenza. Sicuramente, soprattutto nelle donne che sono una ventina in totale che fanno fondo in Italia, alcune riescono a volte a combattere con le migliori, quindi grandi cose. Logicamente il numero manca e tanto dipende dai corpi militari che purtroppo non possono più arruolare. Anni fa ce n'erano 10-15 fondisti per corpo militare, sono 5 corpi, quindi c'era tanti. Adesso le gare di Coppa Italia, se si trovano 20-30 atleti, è già un gran numero.